Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video, sono sempre io, sono Jurassic 410 e oggi signori siamo qua nuovamente sulla Stoneblock 2. Siamo qua dove siamo lasciati nello scorso episodio, dove abbiamo un piccolissimo, minuscolo, microscopico problema per continuare il nostro super impianto automatizzato. Ci serve Nether, ci serve il quarzo del Nether. Solo che abbiamo visto che appunto non si può attivare. Quindi è un problemino, è un piccolissimo problemino effettivamente che dobbiamo in qualche modo risolvere. Ora, abbiamo visto che c'è una quest, che è quella che abbiamo anche, esatto, che abbiamo anche settato, questa qua. No, non è vero, non l'abbiamo settata. La Witch Water. La Witch Water può in qualche modo creare usage, può in qualche modo creare la Soul Sand, che rompendola qua dentro può droppare appunto la Nether Quartz, che a noi serve. Il problema è capire come si crafta Vs, perché serve il Mycelium e servono ste cose che noi al momento non abbiamo. Però possiamo avere, perché alla fine è Dirt, Water Bucket, Mushroom. Ah, Mushroom forse li possiamo avere da qui, da questa qua, forse. Da questa qua della Dirt. Vediamo se ha droppato qualche Mushroom. No. Possiamo craftarli però in qualche modo. Cerchiamo Soul Sand però. Soul Sand. Ok. E vediamo cosa ci dice, perché recipe, perché in realtà, esatto, si può craftare anche in altri modi, tipo con la sabbia e wither dust. La wither dust viene droppata magari, perché magari è più semplice del previsto. La wither dust io non la vedo. No, beh, non può averla droppata niente, perché non abbiamo ovviamente, non è possibile. Ok, si può craftare in qualche modo? No. Ok, la risposta semplice è: si può craftare in qualche modo? No. Ok, information. Esatto, Dark Utils. Allora, quindi l'unico altro modo per craftarla è ovviamente facendo questo qua. Witch Water Bucket, questo. Si può craftare in qualche modo? Si crafta con la Mystical Agriculture, oppure con la Spugna. Possiamo craftare la spugna in qualche modo. Si crafta con difficoltà in realtà. Drying, no. Loot, no. Ok, si crafta in modo complicato in realtà la spugna. Quindi non è il massimo. Wood chiplings, eh sì, esatto. Servono cose complicate. Ok, c'è un modo più semplice per craftarla. La modo più semplice è ovviamente la Mystical Agriculture, che non volevo iniziarla ancora perché non siamo pronti a far niente in realtà. Aspettate, ci sono altri crafting, ho visto però. O sbaglio. Recipe. Esatto, ci sono altri crafting. Ancient Spore. Forse queste le abbiamo, sapete? Eh sì, perché le droppa la sabbia. Ancient Spore, queste le abbiamo quasi sicuramente. Cioè possibile. Ah no, ok, ne abbiamo 32. Usiamo queste. Tanto al momento è una cosa temporanea. Allora, sì, ci serve però. Allora, Ancient Spore, ok, abbiamo detto Water Bucket. E ci serve anche però il no, questo. Ah no, semplicemente lo trasforma, ok. Poi questo usage lo possiamo mettere insieme alla sand, che noi ovviamente abbiamo e possiamo prendere da qua. Quanta ne facciamo? 32, possiamo farne, anzi facciamone 16 per il momento. Ok, che almeno evitiamo disastri. Ok, sta un po' tutto laggando, però non ci pensiamo perché sapete che è tutto nella norma. Ok, allora riempiamo qua, prendiamo acqua. No, andiamo qua, riempiamo questo. Anzi no, se possiamo fare direttamente così. Ok, Soul Sand. Perfetto, ed effettivamente funziona. Ora, esatto, tu volevi un secchio di questo. Perfetto, così abbiamo fatto anche la quest, che fa sempre bene. Togliamo la reward. Cosa abbiamo? Diamond Tier Barrel Upgrade. Ok, abbiamo preso un upgrade del barrel. Ok,
Beh, ok, più semplice di quello che pensavo in realtà. Pensavo di avere più difficoltà, ma a quanto pare no. A quanto pare è tutto abbastanza semplice. O meglio, semplice, perché fortunatamente abbiamo fatto questa farma qua che al momento non sta funzionando, ma qualcosa ha già prodotto, tipo le Ancient Spore. Perché se non avevamo queste, auguri a fare la Mystical Agriculture, che ripeto, dobbiamo sicuramente fare, però. Visto che è una mod lunga, volevo un attimino avere una parvenza di avere una base funzionante, automatizzata, capito? Cioè, dopo facciamo tranquillamente la Mystical Agriculture. Comunque la Mystical Agriculture la facciamo, però un attimo, ecco, cioè, più che altro quello. Ok, abbiamo 16 di questi. E questi ci droppano però con bassissima probabilità. Oddio, 75% di probabilità, effettivamente è molto alta. Questo cos'è? Botanica Brewery. Botania. Ok, no, non lasciamo stare. Allora, ok, Diamond Stiffened Mesh, che noi abbiamo anche qua, vero? Diamond Stiffened Mesh, sì. Possiamo sdropparla? No, la rompiamo. Ok, che volevo un attimino invertirla perché volevo avere questa con la mesh normale, ok, e questa invece con quella più bella, e così possiamo droppare un paio di cose qua che ci servono. Ok, però riprendiamoci anche l'acqua, che si sa mai, serve sempre l'acqua. Metti che boh, succede un qualcosa che iniziamo ad andare a fuoco, è un attimo effettivamente. Ok, vediamo se siamo fortunati. Ci droppa abbastanza la svelta il Nether Quartz. Ok, già due ce ne ha droppati. Non ce ne servono molti in realtà, eh. Quindi, bene, nel senso, per quello che ne ho fatti solo 16, perché alla fine non ce ne servono molti. È che servono per forza per appunto fare il Flux Crystal. Già quello serve. Tra l'altro, noi non stiamo facendo una cosa importante. Noi stiamo perdendo tempo, non abbiamo fatto i Quartz Seed. Il che è problematico, perché senza i seed, quelli puri, non possiamo craftare, non mi ricordo cosa, non possiamo craftare qualcosa. Comunque abbiamo già 17 Nether Quartz, easy, assolutamente easy. Quindi possiamo finalmente iniziare con chiocciola Applied Energistics. Ok, allora ci servono un paio di cosette per iniziare. Sicuramente ci serve l'inscriber, che si fa con appunto il Flux Crystal, che si fa con Charger Certus Quartz, Nether Quartz e Redstone Dust. Ne facciamo direi 8, tanto del resto non dovrebbe servirne troppo. Ne facciamo 8, quindi prendiamo 8 Redstone da qua che non abbiamo, quindi la prendiamo da qua. Ok. 8 redstone e 8 charger Certus Quartz, che forse abbiamo già in giro. Vediamo di usare quelli che abbiamo in giro, che almeno abbassiamo quello che non ci serve. Esatto, qua ne abbiamo già un po', che almeno teniamo un po' tutto pulito. Ok, e serve una pozzetta d'acqua che abbiamo qua. Usiamo questa, tanto è indifferente. Ok, 8, 8, 8. Ok, questo qua droppa il Flux Crystal, eccoli qua. E ne ha droppati 16, un natural. Perfetto. Quindi possiamo fare il nostro fantastico inscriber. Dov'è che è? L'ho perso. Ok, eccolo qua. Cosa si fa con gli sticky piston? Ecco, gli sticky piston. Noi non abbiamo le slime ball, effettivamente. Quindi qua sopraggiunge the next problem. Non abbiamo le slime ball, però forse si craftano easy. Oppure c'è tipo una cosa extra per craftarla. Tar, pink slime ball. Ok, slime essence, no, si può craftare in qualche modo easy? No. In qualche modo easy? Centrifugal separator, no, non si crafta in modo easy. Bene. Ok, possiamo fare la rosin? No, assolutamente no. Possiamo fare il tar allora, questo dovrebbe essere un po' più semplice. No, perché serve l'oil sand. Ok, non è un materiale che possiamo craftare. Benissimo, signori, top, bellissimo. Ok, abbiamo un piccolissimo problema. Ci servono i pistoni appiccicosi. Ma di solito non si fa mica con i pistoni normali questo. No, mi sbaglio. Quella, la slime ball, quella Tinker non si può fare. Aspetta, Coagulated Blood.
Ho visto bene? Un blocco di sangue. Ti permette di saltare veramente alto. Esatto. E si può craftare nel casting. Beh, noi quello ce lo abbiamo teoricamente. O no? Noi qua dovremmo averlo. Blood usage. Esatto, blood. Possiamo trasformarlo in coagulated blood. 144. Beh, e questo è anche facilissimo da produrre. Basta fare effettivamente così. Basta fare questa cosa simpatica. E in teoria lo produciamo. Sì, esatto. Vediamo di non morire. Però, ok. Abbiamo la soluzione in realtà. E fermati, non morire. Ok. Ok, quindi tu ne puoi craftare quanti adesso? Ah, sicuramente ne puoi craftare due. Esatto, guardate che bellezza. Ok. Ok, quindi meglio. Ok, 144. Craftiamo anche l'altro allora, che almeno arriviamo a 144, così togliamo tutto sto schifo che c'è dentro qua. Ok. Vediamo. 84, no. Mangiamo ancora un po' di pane, che almeno ci aumenta la regeneration. Ok. Via. Ok. Perfetto, dovrebbe essere 144 spaccato. Esatto. Così ne abbiamo 3, ne abbiamo uno di scorta. Bene. Ok. Quindi effettivamente no, ce ne manca un tocchetto, mi sa. Può essere che ce ne manca un tocchetto. Dai, prendi danno. Come mai non sta più funzionando? Non so se sta. Potrebbe star laggando tutto, signori. In teoria no, però. Scusatemi. No, perché non funziona più? Che cosa abbiamo fatto di sbagliato? Si è rotta la fornaciona della Tinker. Proviamo a smontarla un momentino. Rimontiamola. Vabbè, non ho capito cosa sia successo, ma fidiamoci che sia tutto ok. Comunque due me li ha droppati. Due me li, queste qua la rompiamo. Perfetto. Esatto, così almeno abbiamo il tavolo vuoto. Ok, sta facendo qualcosa però il server in questo momento, perché lagga. Cioè cioè non è che lagga, ogni tanto frizza, quindi qualcosa sta sicuramente facendo. Cosa non è dato sapersi. Però, e tra l'altro, ok, quindi abbiamo il nostro bellissimo coagulated blood e possiamo craftare i nostri fantastici piston. Teoricamente non ce ne dovrebbero servire di più. Ce ne dovrebbero servire solo appunto questi qua che abbiamo fatto. Vabbè, al massimo proviamo a rientrare e uscire dal mondo a sto punto. In caso serva, e se non serve è bene così. Allora, ci servirebbe in realtà del fantastico wood, che noi ovviamente non abbiamo più, perché non abbiamo ancora fatto la farm automatizzata di legno. Quindi momentaneamente facciamo così. Poi vediamo. Ok, in uno dei prossimi episodi dobbiamo fare la farm automatizzata di legno, perché sì, assolutamente, signori, ci serve. E non devo craftare anche un'altra ascia, ma quella vabbè. Sicuramente, signori, ci serve, e soprattutto è abbastanza utile perché droppa anche le mele, che almeno possiamo avere. Vabbè, il cibo non è al momento un grave problema, però comunque possiamo avere cibo infinito, che sicuramente non è male. Non è male, sapete che non è. Quando ci sono robe infinite non è mai male. E questo ovviamente è un bene. Ok, allora, inscriber, facciamo i nostri bellissimi due piston. Ci manca due redstone, ci manca, perfetto. Ok, quindi andiamo a prenderci la nostra redstone. 1, 2, perfetto. Ok, craftiamo i nostri bellissimi due inscriber. Ok, si fa così, tech, 1, 2, ok. Li craftiamo appiccicosi. Ok, questa cosa qua del sangue è bella, non la sapevo, ma assolutamente bella, perché
ci ha tolto un po' di rogne, nel senso che poteva essere problematico appunto non avere quello, perché non, sinceramente quest completed, che abbiamo comprato una tonnellata di quest dentro qua. Sì. Ok, abbiamo comprato un botto di quest. Cobblestone generator. Grazie, ce l'abbiamo già però, grazie. Ok, questo lo togliamo. Ok, simple alloy smelter. Ok, qua abbiamo un sacco di robe. Water candle. Ok, bello che ci droppa drop of evil. Quello non mi piace. Non so cosa sia, ma non mi piace. Double layer capacitor, bellissimo. Ok, e climbing gloves. Ok, roba abbastanza inutile. Ok, questo ci serve per forza. Quindi, beh, ma ok, cioè questo ci serve per forza. Quindi dobbiamo farlo in realtà. Anche beh, il MA drive ci serve, il MA controller ci serve, questo ci serve per forza. Quindi ste robe qua sono da fare in ogni caso, quindi le blocchiamo tutte, tanto effettivamente dobbiamo farle per forza. Ok, abbiamo il nostro bellissimo inscriber, il nostro bellissimo inscriber. Ok, queste robe che ci ha droppato, bellissime, fantastiche, però sono un po' in mezzo alle scatole al momento, quindi le droppiamo possibilmente qua dentro. Questa cesta è piena, quindi vediamo di sdroppare qualcos'altro. Ok, vediamo di buttare tipo qua. Ok, questa è esatto, questa qua era la cesta del marciume che avevo fatto. Ok, mettiamo dentro un po' di roba, tipo queste mele, questa ossidiana. Ok, e così è già un po' più ordinato. Ah, qua avevamo già del legno. Ecco dove avevo buttato il legno. Ok. Bastava saperlo, ma fa niente. Ok, comunque qua ci siamo. E ci manca in realtà da fare. Beh, ci serve sicuramente da fare. Sapete che ci interessa avere. Allora, in genere, qua serve questo qua. No, ah, ci serve per questo forse. Esatto, serve il Flux Crystal. Quindi qua effettivamente serve. Esatto, Flux Crystal Seed. Esatto. Possiamo già craftare i Crystal Grow. Crystal Grow, non lo so. La chamber possiamo farla, secondo me. Usage. No, non è vero. Possiamo farne solo uno in realtà. Che non è, vabbè, sicuramente è meglio che aumenta un pochino, ma non troppo bello. Però oddio, possiamo farlo in realtà, perché in realtà quello che ci serve è sono questi che si fanno appunto così. Quindi volendo ne possiamo fare di più facendo. Vabbè, facciamo. Craftiamo. Tanto ci serve il pure Nether Crystal. Perché se non ci serve lo facciamo qua. No, serve questo qua. Pure Fluix. Ok, qua ci fa con l'engineering, che è diamante. Questo si fa solo con l'engineering. Qua si fa, vabbè, con questo, ma ce l'abbiamo. Bene, in realtà noi serviamo questi due. Ci serve anche il terminalino, in realtà. Importante. E per fare i dischi, in realtà no, perché la questa ce ne ha droppati 4, quindi semplicemente ci serve l'enclosure, ma quella la craftiamo, cioè una semplicissima da fare, quindi quella zero problemi. Il problema è in realtà dov'è? Eccolo qua. Crafting terminal, che si fa con calculation, ecco questo, che si fa col pure, no, il pure certus quartz, questo ok. Questo si fa con pure Nether Quartz normale, ce ne serve uno in realtà. E questo si fa con. Ok, no, basta tenere un quarzo e possiamo fare tutto in realtà. Quindi, signori, lo facciamo. Ovviamente lo facciamo. Ok, ci servono quindi altri quattro di questi, che tanto li abbiamo qua. Ok, prendiamo anche 8 red. No, no, non così tanta. 8 redstone, perfetto. E li droppiamo via tutti. Ok, quindi tech, tech, tech. Ok, così abbiamo un po' di chino di Fluix. Esatto, possiamo fare il tutto. Non ne abbiamo lasciati sotto, vero? No, 31. Ok, così possiamo farne almeno. Facciamone due. Facciamone due. Al momento facciamone due, poi vediamo se possiamo farne di più. Perché tanto è comunque abbastanza veloce anche con due. Non è rapidissimo, però comunque vabbè, intanto che facciamo altra roba, riusciamo tranquillamente a appunto avere quelli. Ok, allora ci serve. Quindi per fare questo qua, Crystal Grow
accelerator, servono questi che si fanno con il quartz fiber, che si fa con la quartz dust che abbiamo. Perfetto, ne facciamo già 6, okay, del vetro che abbiamo ovviamente qua, ok, che si fa con 12 vetro dovrebbe essere, se non ho sbagliato a contare, cosa molto probabile. Qua il nostro crafting table qua sopra, ecco qua. Poi qua sapete che non, qua al centro non so dove mettere la crafting terminal, ma vedremo. Ok, quartz fiber. Ok, quartz fiber, ci servono queste, quindi ne facciamo due solo, anzi facciamone una sola per adesso, ok, poi ci pensiamo. Ok, craftiamo due di questi, che non si craftano, perché non si craftano così? Usage. No, quelle si craftano così. No, dimmi che, no, dimmi che non sto pensando a questa cosa terrificante. No, dai. Si fa col flux block? Forse si fa col flux block, sapete? Quindi era più semplice anche prima. Potevano già farlo anche prima, allora. Sì, si fa col flux block. Perché io ho pensato... Cosa ho pensato per... Sì, ora possiamo già farne... No, non sei matto, facciamone solo 4. 4 tanto... Con 4 è già fulminio. Potremmo farne... Potremmo già fare anche la flux chamber in realtà, ne? Volendo potremmo già fare, tanto alla fine usage si fa esatto con questi, quindi tanto questi li possiamo fare. Forse no, forse non ce la facciamo, perché no, non ce la facciamo, perché oddio, potremmo farcela, ma non facciamone già, facciamone solo 4 che vanno benissimo tanto. Allora, ci serve questo che si fa col quartz, questo mi sa che, sapete che non so se ne abbiamo abbastanza di certo quartz polverizzato. Ah, forse l'abbiamo, ne abbiamo altro a craftare qua, può essere. Beh, in caso lo mettiamo a fare almeno 16, che no, mettiamone a fare almeno 16 che sicuramente ci può servire. Ok, grazie mille. Ok, questo qua ok, quindi abbiamo sì, vediamo se riusciamo a sbagliare, anzi quasi sicuramente riusciamo a sbagliare. Balance grid. Ok, perfetto. No, ok, 4, no, mi sa che ci servono tutti, perché ne servono 4 a crafting, perché dobbiamo mettere in tutti i lati, quindi... No, 2 in realtà, no, siamo giusti, siamo. Ok, beh, in realtà, ok, aspettate che si facciamo così, però allora siamo già giusti con tutto il crafting, sapete. Vague rope so fast. Ok, abbiamo completato la quest. Ah, ci serve ovviamente un botto di ferro, ovviamente. Serve una tonnellata di ferro. Vabbè, lo prendiamo fuori, tanto easy. Boom, 4 ne abbiamo, perfetto. Ora, l'unica cosa di questo, per funzionare, io penso, no, non mi ricordo se vanno bene i cavi normali o servono per forza. Tra l'altro l'abbiamo anche appena fatto nella cotton, ma non mi ricordo assolutamente se si utilizza il cavetto dell'applied o serve il convertitore. Forse va bene il cavetto normale, però non abbiamo più i fluxduct, quindi fluxduct, oppure ce li abbiamo da qualche parte e li ho persi, che è più probabile e più semplice. 1 2 1 2, ok, serve vetro e serve tonnellate di redstone per fare questi cavi. Ok, dobbiamo farmare la redstone, signori, perché stiamo... Beh, a parte che lì ce n'è sempre uno stack, non... cioè lo sta prendendo probabilmente da... No, anzi, non probabilmente, sicuramente lo sta prendendo da uno di questi qua. Ok, da questo, però c'è solo uno stack là dentro, non è il massimo. Tra l'altro mi sa che quello è l'unico che può produrlo. Forse, sì, infatti questo è l'unico che può produrlo, che è quello che fa la dust. Quindi non è sicuramente il massimo. Ok, torniamo sulla Applied. Chiocciola Applied. Ok. E momentaneamente lo mettiamo qua in mezzo, proprio così, in mezzo proprio alla stanza. Tic, 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 tic. Ok, e in teoria non si collegano. Perfetto. Non è un problema, non si collegano, quindi però bisogna craftare i cavetti dell'Applied. Per craftarne meno possibile me ne servono minimo 5, perché devo fare una croce.
Quindi minimo 5, minimo 5, nel senso, ok. Ok, allora questi qua li piazziamo allora un momento esattamente al centro qua della stanza, che almeno, ok, riusciamo a gestirlo bene. Ok, craftiamo sto crafting qua, allora facciamo, facciamo almeno 5 di questi, ok, che saranno, vabbè, 8 per forza minimo. Ok, e li mettiamo qua sopra così. Ok, qua possiamo fare una X, esatto. Beh, in realtà possiamo anche fare, possiamo fare anche così in realtà, volendo, visto che tanto ne abbiamo di più di quelli che servono. Ok, possiamo fare anche così, perfetto. Qua ci serve un fantastico, meraviglioso, questo qua, Energy Acceptor, che si fa con così, molto semplice, molto easy, però si fa così, cioè, quindi punto, si fa così e bisogna farlo così, non è che ci sono altri crafting. Sì, io ne volevo, ok, no, ok, ne voglio 17, perfetto. Ok, craftiamo quindi un po' di questi. Ok, prendiamo fuori questi, mettiamo dentro questi. Ok, così almeno abbiamo un po' di quartz compresso. Ok, serve del vetro, che già abbiamo in mano, perfetto. Quindi in realtà serve solo Energy Acceptor, serve questi, tic, ne servono 4, quindi ne abbiamo già 4, perfetto. Poi ci serve un Fluid Crystal, ce l'abbiamo già. Ok, abbiamo già tutto, perfetto, Energy Acceptor c'è. Quindi questo lo si sbatte qua e questo lo si sbatte qua. Boom, ok. Ok, si sono accesi. Questi adesso stanno facendo e consumando tonnellate di energia, quindi facciamo il tutto rapidamente e poi li lanciamo via. Allora, vorrei fare il Flux Seed, che sono tutti qua sotto, esatto. Certo, Quartz Seed, quindi ne facciamo, serve con la sand. Serve anche dell'acqua qua in mezzo, perfetto. Perché qua adesso inizierà a consumare a botto. E lo so, perché quell'oggetto lì è sempre stato un oggetto che consuma face proprio. E quello invece, l'altro, la macchina, quella singolo blocco, no, perché penso sia un problema del fatto che sia multiblocco, e quindi consuma a quintali e quintali di energia. Però noi non ci disperiamo assolutamente. Allora facciamo 16 di questi, ok, così almeno ce li abbiamo, perfetto. Facciamo Nether Quartz Seed, non ci sia Flux Seed, invece questi ci servono, e ne facciamo 8, direi. Quindi facciamo così, questi li maceriamo, quindi rapidamente qua. Ok, facciamo un piccolo cambio tattico, ok, grazie. Poi questi qua li buttiamo a fare. Ok, intanto questi qua li lanciamo dentro e dovrebbero essere molto veloci a prodursi in realtà, quindi easy. Ok, dovrebbero essere molto rapidi. Anzi, no, oddio, così rapido no, ci deve mettere, non mi ricordo come sia il calcolo, però più di 3-4 minuti non ci mette, avendo fatto così appunto. Quindi dovrebbe essere molto rapido in teoria, ecco, diciamo molto rapido per essere sicuri. Ok, facciamo i Pure Flux Seed, perfetto, ne abbiamo 8, buttiamo dentro anche questi. Tra l'altro il bello di questi oggettini qua è che non desponano, quindi non c'è dubbio che desponino. Ok, abbiamo giù quelli, quindi iniziamo a fare altri crafting intanto. ME controller, quindi non possiamo farlo. Facciamo l'ME drive, che si fa con due engineering processor, che si fa con engineering press e diamante. Quindi, dove ho messo le mie... Ok, ce l'ho in mano. Prendiamo dei diamanti che abbiamo qua. Ok, vero? Non abbiamo... Ah sì, ok, abbiamo diamanti. Ne facciamo... 6, perché non mi ricordo assolutamente quanti ne servano, quindi nel dubbio ne facciamo 6. Ok, qua adesso è molto lento, ma produce quello che ci serve. Poi ci serve anche il silicone, che non mi ricordo come avevamo craftato nello scorso episodio, però ci fidiamo che non sia troppo complicato. Non dovrebbe essere troppo complicato in teoria, forse. Non mi ricordo, sapete? Non mi ricordo come si crafta. Ah, si crafta, ok, col... Sì, no, no, non era complicato. Bastava mettere a cuocere questa. Già che ci siamo, mettiamola a fare allora. No, non si faceva da qua. In una di quelle normali si faceva, ok. Ok, qua hai fatto, qua intanto allora rifai questo, così ti cuociamo 16.
Perfetto, allora intanto qua compressiamo un po' di questi, ok, che almeno qua sono già fatti. Tu, Certus Quartz, andiamo intanto a fare qua. Forse c'è già qualcosa qua in giro? Sì, ok, ce n'è già. Ne facciamo però altri 8, allora. Ok, beh, facciamoli tutti qua, tanto easy. Ok, quindi intanto che tu fai, facciamo qua, facciamo tech, tic, ok. Qui ne facciamo, boh, non so quanti ne facciamo. Ah, ci serve anche della redstone intanto, quindi tiriamo fuori anche della redstone. Ne prendiamone 16 al massimo, la teniamo in giro, tanto no, non è grave. Ok, qua in realtà ce ne servono solo, facciamone 4 adesso perché penso che 4 dovrebbero bastare, dovrebbero essere esattamente quelli che ci servono, quindi facciamone 4. Ok, perfetto, quindi tic. Ok, ne facciamo 4. E ci serve anche uno di quelli. Ok, uno di quelli che sta craftando in questo momento. Cioè, sta craftando il semino qui a destra, in realtà. Quindi, easy. Ok, quindi dovrebbe essere a posto. E dovrebbe essere tutto ok, in realtà. Ok, questo. Ok, quindi qua ci siamo. Li craftiamo. Ci mancano questi però. Esatto. Forse questi. Ecco, forse il problema sarà il Flux Crystal, sapete. Potrebbero essere. Vediamo se sono già cresciuti. Ah, forse sono già. Sì, sono già pronti, mi sa. Oh, sì. Ok, è stato più veloce del previsto. Meglio. Assolutamente meglio. Ok. Quindi, allora, intanto qua, quindi scolleghiamo questo energivoro qua. Ok, lasciamo qua tutto in mezzo, intanto che potrebbe servire ancora. Allora, ci serve ME Glass e questo è un problema. Ci serve tra l'altro sicuramente il Flux, ce ne serve un po', quindi off camera ne produco un po'. Così almeno nel prossimo episodio poi attiviamo l'Upgrade. In questo episodio, signori, non ce la possiamo fare attivare l'Upgrade. Allora, facciamo questo subito che ci serve. Ci serve anche la Skystone, che però la Skystone noi la abbiamo. Noi la Skystone la abbiamo da qualche parte. Forse addirittura anche qua la abbiamo. Quartz, Grains of Infinity, Uranium. No, la Skystone ce l'abbiamo sicuramente perché l'ho vista ancora. Qua forse? No. La Skystone. Non dirmi che non ce l'abbiamo. No, mi sembra averla sempre vista. Ah, esatto, è questa qua. Ok, che si mette nella lava. Ok. No, infatti l'ho sempre vista. È perché è di quel colore qua. Ok, mi ha ingannato. E questa qua sono sicuro che ce l'abbiamo. Eccola qua. Ok, facciamone solo 4. Tanto ne serve strapoca di quella. In realtà, sì. Ok, quindi facciamo. No, aspetta che togliamo. No, lag, aiuto! Si sta bloccando. Ok, si è. Ok, prendiamo questo un momento. Ok, lo buttiamo qua. Boom. Ok. E craftiamo quello che ci serve, che è questo con Skystone. Ok, ne serve un 4, vero, per fare così. Ok. Perfetto. Ok, tech. Ok. Forse non penso vadano bene già questi. Bisogna ricuocerli ancora. Penso, però non è grave. Perfetto. No, qua togliamolo. Ok. E quindi abbiamo. No, questa, cioè, se non l'avevamo. Sentivate, sentivate. Perché nero quasi. No, è nero certo, no? Addirittura neanche quasi. Nero certo proprio. Quindi. Ok, sì, qua bisogna però rismeltarlo perché vuole quello. Vuole quella lisciata. Giustamente. Ok, serve un engineering processor che abbiamo già fatto. Perfetto, quindi qua ci siamo. Ok, intanto che qua fa questo, qua ci serve due di questi, quindi questo possiamo già farlo e lo craftiamo. Facciamo un MA Drive. Ah, ci servono MA Glass, che si fa così. Ecco, esatto, il Flux sicuramente ce ne serve di più però. Perché non lo abbiamo. MA Drive, boom, abbiamo un MA Drive. Top, CD-ROM. Questa è completata. Perfetto, serve il MA controller e già che ci siamo possiamo anche iniziare a fare questi. Tanto qua abbiamo il 64K storage. Possiamo effettivamente iniziare a usage. Tanto esatto, si coprono così e si fa con iron, redstone e quartz, cioè proprio easy. L'unica roba, non abbiamo il quartz dust, mi sa. Anzi no, sì, l'abbiamo perché la stiamo facendo in questo momento qua. Quindi
Quindi ce l'abbiamo anche questa. Perfetto. E quindi craftiamo. Beh, craftiamone già. Possiamo già craftarne anche 4 volendo. Sì, sì, dai, facciamole già tutte. Tanto alla fine è easy. Ok, questi qua 64. Servono questi, quindi servono due crafting di questi. Quindi 1, 2. Ok, easy, basta, siamo già a posto. In realtà l'abbiamo già craftato. Fortunatamente la questa ce li ha droppati. Altrimenti poteva un po'. Ecco, poteva un po' essere problematico. Non abbiamo più iron. Non vedo assolutamente il problema. Uno stack. Sì, uno stack. È esattamente uno stack. Ok, va bene. Qua allora intanto. Tanto better than chest, perfetto. Abbiamo già fatto una achievement di quelli avanzati, tra l'altro, perché ovviamente queste robe qua erano, mi sa, uno degli ultimi, quindi dobbiamo farli tutti prima o poi, quindi va bene così. Ok, quindi abbiamo questi, abbiamo questo, abbiamo il nostro MA controller, bam, craftato, boom, MA controller craftato, networking switchboard, perfetto. Quindi abbiamo tutte le robe in realtà craftate, abbiamo già. Perché l'app... No, vedete qua ci stavamo dimenticando, serve il terminale. Senza il terminale non si fa nulla. Quindi facciamo il terminale, che si fa con Logic Processor, che si fa con il Gold. Si fa con il Gold. Ne facciamo 4, che dovrebbero essere esattamente quelli che ci servono. Ok, così almeno abbiamo fatto anche questi. Tic. Quindi Gold... questo Logic Press, perfetto. Ci serve anche altra redstone. Meno male che abbiamo detto sì, 16 redstone. Basta face. Vedo come sta bastando. Proprio tutta la 16 redstone che abbiamo presa, proprio esageratamente non finita. Tutta top, insomma. Sempre top, insomma. Niente problemi. Quindi siamo pronti per fare l'altro crafting. Non serve nient'altro, vero, in teoria? Ah, serve un calculation anche. Facciamo anche uno di questi. Già che siamo qua. No, ne servono due, ne servono. Di questi, vero? Sì, perché c'è anche l'annihilation core. No, non è vero. Facciamone uno. Se ne serve un altro, ne facciamo un altro dopo. Non adesso, perché questo processo qua, una volta che ha automatizzato... Zero problemi assolutamente. Dov'è? Qua. Zero problemi assolutamente. Ah, ci manca una redstone, quindi, però. Ok, sì, ci manca una redstone, che andiamo subitamente a prenderla. Ah, ok. Non ha ancora ricaricato la chest di redstone. Non è che l'hai finita? No, ce n'è ancora. Perché un attimo. No, cosa stai facendo? Perché un attimo effettivamente averla finita, eh. Sapete che prima c'è, dopo la redstone non c'è più. Ok, e dovremmo già aver... No, questo non richiede... No, questo non, meno male. Della glowstone ho visto. Ecco, quella potrebbe essere... No, la glowstone qua ce l'abbiamo. Ok, glowstone zero problemi. 3 glowstone. Allora, vediamo come si crafta il tutto. Tanto si crafta molto semplice. Allora, formation core. Ah, serve la flux dust. Quanta ne serve? Anche questo qua, sì, serve 2 flux dust, che possiamo fare macerando questi qua, che non è il massimo, però va bene. No, non è vero. Ah, non si possono macerare questi. Ah, aiuto, è un problema, è un gravissimo problema, perché ci serve... È un problemissimo. No, in realtà no, non grave, però è un problemino piccolino.
Allora, mettiamo un attimo giù un po' di roba, tipo queste qua, mettiamole perché tanto al momento non ci servono. Allora, prendiamo un momento le spore. Ok, allora facciamo così, craftiamo altri due di questi. Ok, così almeno questo l'abbiamo fatto. Perfetto. Tac, tac, tac. Ok, acqua. Ok, e dovremmo teoricamente in questi due soul sand prendere almeno un tocco di quarzo. Non abbiamo preso quarzo. Perfetto. Ottimo. Ottima, ottima notizia. Spettacolare. Facciamo un'altra due. Perché tra l'altro stiamo finendo adesso anche questi, quindi è un attimo che. Ok, vediamo. Ci bastano, forse, vediamo. Dai, mi fido. Ok, grande, me ne ha dati due. Ok, me ne ha dato uno, perfetto. Quindi già abbiamo più roba. Beh, si è ripreso, oddio. Più o meno. Sì, dai, si è ripreso. Ok, usage, no, voglio fare il semino. Ok, che si fa recipe con la quartz dust, esatto, mi ricordavo bene. No, perché voglio fare il semino? No, io non voglio fare il semino, perché voglio fare la cosa qua. Il Fluix Crystal, cioè voglio fare il Fluix, non serve, quindi non serve a niente. No, 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 non ho detto, stavo sbagliando, non ho detto niente, signori. Voi dimenticate quello che ho appena detto. Ok, dai, ok, 4 ne hai craftati, top. Perfetto, ora che ne hai 4 ci servono 2 da triturare, quindi triturare così, 2, bam, ok, 2 polverine e siamo pronti e attivi per fare quello che ci resta. Ok, qua si fa con questo un redstone, quindi qua serve ovviamente altra redstone. No, ovviamente altra redstone. C'è l'impianto, mi sa che è incasinato per qualche motivo. Infatti sì, ok. C'è l'impianto che è incasinato per qualche motivo, infatti non sta più droppando, non sta più ricaricando né redstone né glowstone che mi ha preso fuori prima. Perché due? No, no, prendine di più. Va, prendine 8. 8 è 8 è sufficiente. Perfetto, quindi tech, tech, questo. Ok, formation core. No, no, uno solo. Formation core, uno solo. E ti serve anche l'annihilation core. Ok, uno solo. Cioè, due, ma uno solo. Ok, questo eliminiamo. Ok, e li peschiamo dall'acqua. Ok, formation core. Perfetto, poi ti serve. Poi ti serve il pannello luminoso che si fa con questo. Ok. Signori, l'inventario così piccolo, inventario veramente microscopico. E l'ho sempre detto, ci vorrebbe. No, oddio, ci sono le mod quelle che espandono l'inventario, però automaticamente diventa più incasinato ancora, perché semplicemente c'è più spazio da poter incasinare. Ovviamente. Ok, e qua ci serve il pannello quello. Via, c'è questo qua, che è quello con il crafting che si fa con una crafting table. Si fa con una crafting table che possiamo craftare tranquillamente da un pezzo di questo. Che possiamo mettere qui. Ok. Ecco, avete capito perché mi serve l'applied? Ecco, perfetto, perfetto. Ok, bam, e ci siamo. Abbiamo fatto il nostro magico crafting, a much bigger table. Ok, logic processor lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua, questi li mettiamo qua. Ok, così almeno ci liberiamo un po' del tavolo. Ok, formation alienation core, che ce li abbiamo, perfetto. Ok, mettiamo dentro anche questi, che non si sa mai. Anche questi, anche questi, anche questi, anche questi. Ok, tra l'altro metà cesta è piena di roba dell'app, non so se avete notato. Però, ok. Perfetto, quindi abbiamo in realtà un applied completa dentro questa cesta.
Quindi in realtà possiamo fare ben poco al momento, non c'è altro qua, no? Possiamo fare ben poco. Comunque, da Jurassic Ocean 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se avete ancora fatto. E noi, signori, ci vediamo direttamente al prossimo episodio della Stormblock 2, dove metteremo in funzione l'upgrade finalmente. Semplicemente prendiamo le cose da cesta, le piazziamo a terra, le alimentiamo anche casualmente al momento e trasportiamo tutti gli oggetti che la nostra fantastica farm qui a sinistra sta producendo dentro l'upgrade. E sistemiamo un po' di chest, prendiamo tutte le robe qua della chest e buttiamo dentro là. Quindi, signori, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!